qui oggi perché appunto mercoledì è la giornata internazionale per l'aborto sicuro, libero e gratuito, tre aggettivi che vanno sempre insieme. Sappiamo che nel mondo questo non è garantito, ma anche in Italia, benché formalmente garantito dalla 194, è praticamente impedito tutti i giorni, non solo dall'obiezione di coscienza, ma dalla mancanza di informazioni e dallo stigma che colpisce le persone che decidono di abortire o che desidererebbero abortire. Lotteremo per la nostra autodeterminazione e per l'aborto libero, sicuro e gratuito. Indipendentemente, diciamo, da come andrà la vicenda elettorale, noi abbiamo anche letto i programmi dei partiti politici e anche quelli che dichiarano di voler difendere il diritto all'aborto lo fanno in una forma molto superficiale e tesa appunto a difendere la legge 194 che permette l'obiezione di coscienza senza spiegarci come vogliono superarla, e poi sappiamo benissimo che ci sono tutta un'altra serie di partiti politici che invece mirano proprio ad attaccare il diritto all'aborto, perché il diritto all'aborto rimane un fondamento di una possibilità di autodeterminazione delle donne che viene contrastata in nome della famiglia tradizionale eteropatriarcale bianca, e quindi difendere diritti per tutte e tutti a partire dalla distruzione proprio di queste forme patriarcali che ci opprimono.